La sfida a cui ci sottoporremo oggi non sarà suggerita da una scroller box, bensì da un regalo di compleanno, la penna 3D. La penna 3D in questione è quella della Sanlu, che è compatibile sia con le PLA che con l'ABS, che sono semplicemente due materiali di plastica differenti. Premetto che, essendomi stato regalato, non ho mai approcciato questo tipo di tecnica, quindi oggi andremo effettivamente a utilizzarle per la prima volta. Queste sono le varie plastiche che ho comprato, l'ABS, che teoricamente è più nociva, ma più economica, e ha bisogno di una temperatura maggiore. Ma passiamo alla penna 3D, che è la vera e propria protagonista, che tra l'altro, da quello che ho capito, arriva fino a 200 gradi, il che potrebbe essere un problema. Ammetto che non è un vero e proprio unboxing, anche perché l'ho dovuta aprire quando me l'hanno regalata, però l'hanno rimessa abbastanza in ordine, l'hanno rimessa perché io non sono stato minimamente in grado di neanche chiudere la scatola con tutto dentro. Nel mentre ho tirato fuori un po' di gingilli che probabilmente non serviranno a nulla, ma fanno figo. Tra l'altro questi cosi, che immagino servano per proteggerci dal calore, sono microscopici e per fortuna che ho le dita fine, altrimenti sarebbe stato un grosso problema. È bello perché mi fa ridere il fatto che nel mentre i miei colleghi mi stanno raccontando di com'è bello creare dei modelli 3D e stamparli con la stampante 3D senza alzare un dito, mentre io sto qui probabilmente ad ammazzarmi per un qualcosa che verrà uno schifo, già lo so. Primo problema! Io lo sapevo, il cavo è corto, qua serve assolutamente una prolunga. Ecco, questi erano i filamenti di prova, che erano di tipo PLA, mentre io ho comprato quelli ABS, come vi avevo accennato precedentemente. Le figurelle, ok, passiamo oltre. Certificato di qualità. Interessante. Ah, nella scatola avevamo anche una spatoletta, che non so minimamente a cosa possa servire. Ma largo al soggetto della nostra prima prova, Mimikyu, il mio Pokémon preferito. E direi... iniziamo.